questa chiesa all'inizio era indipendente, poi viene assoggettata alla villa quando viene costruita. È stata assoggettata dopo, non è che forse un corpo unico. Era prima la chiesa. E infatti. Che di che secolo è questa chiesa? XV. Sì. E in pratica avviene la deurbanizzazione. Cioè si spopola perché tutto il borgo ormai vive in funzione della villa, e cosa che invece avviene l'effetto contrario negli altri guadagni nuclei, dove sorgono le nuove città. Invece qua ci sono due famiglie che vivono ancora nel borgo, però ormai è spopolato. Allora, questi invece sono dei crocifissi che vengono usati nelle processioni. Invece questo qua è un crocifisso importante perché possiamo vedere i quattro emblemi, che ci sono quattro figure, due padri della chiesa e invece ci sono due apostoli, due profeti. Allora, quelli sono Papa Gregorio Magno e Sant'Ambrogio, mentre gli altri due sono... Scusi, allora, quello in alto? Dovrebbe essere Sant'Ambrogio. Se non mi sbaglio, quello lì, Gregorio Magno. A quello a destra, Gregorio Magno. E questi due, uno è San Pietro e l'altro è San Giovanni. Sì, San Giovanni. E questa accoppiata, diciamo, è molto... cioè, solitamente venivano posti quattro simboli uguali, invece qua se ne ha due parti della chiesa, invece due apostoli, proprio perché questa croce si vede che venisse usata molto, quindi si staccarono i due emblemi, perché sono staccabili e attaccabili, e quindi furono riattaccati due diversi. Una croce componibile. Sì. Infatti anche queste sono di solito quattro simboli uguali, invece questi qua sono proprio diversi. Che sono staccati non avevano più.